Soltanto quest'amore. Lontano una voce ripete dal mare. Che emozione averti qua. Orso Maria Guerrini, buongiorno, grazie. Grazie Buono. infinite. Eh, Oggi ci tenevo, ci tenevo a intervistarti perché ho letto della storia d'amore, della grande storia d'amore che c'è stata con Catherine Spack. Catherine era una donna speciale alla quale io ero molto molto affezionata e vorrei partire con queste immagini. Eh, eh, c'è anche una storia lunga. Perché voi vi eravate conosciuti prima e poi dopo vent'anni eh, di conoscenza vi siete innamorati. Guardate. Sono due ore che la sto aspettando, signora. Non è gentile da parte sua. Chi è lei? Sono Ugo Bleicher. Del servizio segreto dell'esercito tedesco. Vuole seguirmi se non le dispiace. Senta, io sono tutta spettinata, senza trucco. Devo sembrare un mostro. Giverno a capire subito che c'è qualcosa in me che non va. Mi lasci andare a sistemarmi. Non cominciamo con questi giochetti. So benissimo che c'è un'altra uscita dalla palette. E comunque lei è sempre molto affascinante. Era La Gatta, uno sceneggiato televisivo trasmesso dalla di Rai Castellani. nel 1978. Nel quale debuttavano, o quasi, no, sì, debuttavano i. I fratelli di Angelis come Colonna sonora, anche, giusto per. Una notazione in più. E qui fu il caso perché decise il regista, lascesse gli attori, fece il cast e ci ritrovammo sul set. Ed era la prima volta che tu la vedevi, che la conoscevi? Io facevo l'università ancora quando lei era una star, ero a Firenze e i miei amici ed io l'amavamo molto perché era un tipo diverso a noi. Eravamo un po' all'avanguardia come mentalità, facevo architettura, facevamo le, le occupazioni studentesche già nel 62, figuriamoci sei anni prima del 68. E anche nel modello femminile apprezzavamo di più questo modello suo che non le tante abbondanti di prima, eccolo là, era più... con il suo sorrisetto sbarazzino, eh. per cui incontrarla eh, sul set eh, era... Quando l'hai vista eh, hai eh. detto ma mamma mia quanto è bella, ma l'altro era il Cosa pensato quel giorno? Perché fra i tre film... uomini della vicenda eh, ero quello che veniva prediletto dalla, dal personaggio, diciamo. per cui mi levantavo un po' con Casternuovo e Valdemarin, che erano gli altri due. Ah, che altri due grandi attori. Rodicavano un po' per questo, credo. E, come te lo ricordi quel primo incontro, quel primo momento in cui tu l'hai vista? Che cosa ti ricordi di lei? Che cosa. Il primo momento? Eh, in cui tu l'hai incontrata, l'hai conosciuta. Quando l'hai vista. Ma con molto. Il, il primo film che ho fatto, io ho avuto la fortuna di girare con Liz Taylor, primo film, 25 anni, avevo, diretto da Richard Barton, facevo una scena muta, eh, facevo Alessandro Magno nel Dottor Faustus da Barlow, uh -huh. con una compagnia di attori inglesi. Però ho sempre provato con la controfigura. Lei si è presentata solo al momento in cui giravamo, ha girato e poi se n'è andata. Per avere delle foto, ho dovuto mandare un mio amico un operatore a fare le foto dei fotogrammi ah, dal beh. cinema, altrimenti non avrei documentazione di questo. Pensa. Per pensa. cui sempre un grande rispetto e anche con le colleghe, certamente, anche perché un regista mi aveva insegnato mai sul lavoro e io un principio che ho. Sempre portato, comunque cercato di portare avanti, portato avanti. Dopodiché, vi siete un po' diciamo, persi, ma dopo vi siete rincontrati affettivamente, dico dopo vent'anni, più di vent'anni, sì, ma no, vent'anni, diciamo, perché facevamo anche un fotoromanzo insieme a Cinisello Balsamo, nei primi anni Ottanta, dopo. Castellani, dopo Blasetti e, e niente una settimana di, di lavoro di fotografie come. raccontami poi come vi siete innamorati poi, Perché. No, ti giuro che non, non mi ricordo è incredibile. quale fu l'occasione so che ci incontrammo in campagna eh. nella zona di Spoleto io l'aspettavo accanto alla mia macchina e ma non mi ricordo che cosa ci diede lo spunto per. ci incontrammo altrove. Non mi Io mi ricordo l'incontro là, eh, dove avevo saputo del suo divorzio dopo tantissimi anni di matrimonio con questo marito francese. Sì. Io venivo da un traumatico naufragio del primo matrimonio proprio durante il Varo, proprio. Una, una progettazione sbagliata, diciamo. E questo ci... in qualche modo ci... ci. Cioè vi eravate Come trovati, succede a, a, diciamo, a volte ai nel... pensionati vedovi, diciamo, no? No, ecco, noi eravamo un po' meno che pensionati, ma appena, appena lasciati. E da lì... Avevamo, avevamo gli stessi sentimenti di, di, di addolore, di dispiacere di, di per le cose sbagliate che c'erano eh, state. Poi lei cominciò a parlare di lavoro, aveva un po' di qualcosa da rivendicare perché quando aveva fatto la, la commedia musicale con, con Garnier Giovannini, mi pare, non so, con Condorelli e non era stata molto soddisfatta di se stessa, perché lei era, era molto critica, tedesca, terrificante nella sua attenzione al lavoro, eccetera. però non era lì, per una serie di motivi, non so quali, non era riuscita a dare quello che pensava potesse essere il meglio di sé. Mi disse, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Dico sì, volentieri, sapevo che con lei avrei avuto una grande eh, attenzione da da parte del pubblico, soprattutto femminile, e ben volentieri poi, e cominciammo a fare delle letture. Poi finalmente lei trovò questo testo della Yasmina Reza, che si chiamava L'homme du hasard, l'uomo del caso, che poi corrispondeva un po' anche alla nostra situazione, alle nostre uh -huh. età reciproche ma Come vi siete e... accorti che vi stavate innamorando? Cioè è successo qualcosa eh, così? Oppure piano piano, magari quando avete ricominciato a lavorare insieme e vi siete di fatto conosciuti? No, è successo prima. Il lavorare insieme la è stata la, la, cioè, la... Come la, com è la... nata la scintilla dell'amore? Perché eh, insomma, dopo vent'anni che, che vi conosciamo... Forse c'era qualcosa di non, di non vissuto. Anche prima, non lo so, magari c'erano delle reminiscenze, da parte mia forse qualcosa c'era, una speranza che c'era stata, non lo so, quelle cose che... e forse anche lei, perché lei poi era donna tale che non si poteva resistere il momento che lei decidesse o avesse deciso di farti. Innamorare, innamorare non, non era possibile proprio resisterle, era irresistibile, credo e è successo. Non solo per la bellezza, per il suo fascino, Ma per il per suo tutto, modo di certo, fare, per la sua dolcezza e anche per questa molto infantile ingenuità e, e semplicità e, e lo scatenarsi in maniera. Go che uno non, non, non riuscirebbe a immaginare nel vedere l'immagine appunto eh, ufficiale, classica, donna di grande classe, di grande sapienza, di grande savoir-faire nel, nel, nel trattare le persone con cui aveva a che fare. Poi nella, nella trasmissione, Are ah, era un momento di grande successo per quella. E facevo la tournée anche a seconda dei periodi in cui lei aveva questo impegno. E', e successo, eh, insomma eh, fu una cosa quasi naturale dopo Però... questo incontro che giuro vorrei, ma non riesco a ricordarvi come, come sia successo. Perché ormai eri, eri già eh, la cosa curiosa, innamorato, è... eri già partito, la memoria ormai è, è andata. Ma la cosa, la cosa curiosa, curiosa, è curiosa è che la settimana passata prima di Pasqua, eh. io ho telefonato perché volevo riprenderlo, io dopo, dopo averlo fatto con lei molti anni dopo volevo riprendere quello spettacolo perché a me piaceva molto, gli chiedevo se, se potevo, lei mi diede l'autorizzazione come autore, traduttrice, certo. e contattai un'attrice un molto importante, molto anche di ha Fatto soltanto cinema, eh, film piuttosto impegnativi, piuttosto non diciamo faglio, ma Una amata una, una da tinto brass. E lei mi disse di sì, provammo, provammo, provammo. Poi, alla fine, a 15 giorni dal debutto, ebbe paura e si ritirò. Avevamo già le piazze fissate. La sostituì mia moglie e l'abbiamo fatto per un. La mia moglie attuale Senti. la settimana passata eh. io avevo chiesto alla Parnanzini se eh, aveva ancora i diritti della Erezza lei mi disse che non li aveva più e avevo intenzione di chiamare Catrin settimana passata e ho detto no, adesso no non ci sentivamo quasi mai da eh. quant'è che non vi sentivate è da prima Forse. che abbia avuto il, al il, il, il prima del 2020 eh, Sicuramente ho saputo poi di, quella, di quel fatto, ma non avevo saputo degli aggiornamenti. Purtroppo cioè, tu pensavi ultimi. che lei, comunque, avesse superato quel problema? Sì, perché l'avevo vista, visto che, in qualche trasmissione all'epoca in cui le parlava. Forse è quello che hanno pensato in monti, in realtà, mm. no? perché poi lei ne ha parlato, ne ha parlato proprio qui da noi per la prima volta. E però ne parlava come una cosa che stava già superando, per sì. cui poi. La malattia ha continuato ma ehm, mol molte persone che la conoscevano non si aspettavano eh, quello che poi è accaduto. Allora noi siamo mh, in diretta con la nostra Maria Grazia Sarrocco, Maria Grazia ehm, davanti alla clinica dove è mancata Catrice Pack, per eh, sapere solamente ecco, se verranno celebrati da quello che abbiamo compreso. Dei funerali in forma strettamente privata. Maria Grazia. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Sì, confermiamo questa notizia proprio per volontà, per volontà di Caterina Spac. Non verranno celebrati i funerali in forma pubblica ma soltanto in forma strettamente riservata così come aveva sempre vissuto una persona molto introversa aveva vissuto la sua vita in questo modo e così ha voluto andarsene e quindi anche i funerali saranno svolti in forma riservata non sappiamo la data non conosciamo la data sappiamo che tra nelle ore del pomeriggio e domani mattina il feretro lascerà la clinica dove si è spenta il giorno di Pasqua e, proprio per volontà di Catherine Spack, eh, si procederà poi alla cremazione. Questo è quello che desiderava questa donna, questa bellissima donna, questa grande icona del, del cinema italiano, ma anche di classe e di eleganza. Vorrei mostrarvi soltanto questa foto che è alle mie spalle vedete anche qui ci sono pochissime cose c'è questa foto, un omaggio a Catrine Spac con un bon voyage madame a Catrine Spac e un mazzo di fiori, quindi le persone passano chiedono, domandano perché avrebbero voluto rendere omaggio a questa donna, a questa attrice a questa cantante, a questa conduttrice televisiva e giornalista ma non è possibile perché non ci sarà alcuna camera ardente né qui, quindi all'interno della struttura per le restrizioni covid né altrove Grazie. Mamma mia. Dunque, ehm, volevo continuare con il nostro racconto e volevo mostrarti adesso un'intervista che lei fece da Paolo Limiti, dove parlò di te, una lunga intervista. Mandiamo intanto il primo pezzettino, quello è la tua, il tuo video di riferimento. Guardate. Eh, vorrei sapere da te questo, ne hai detto che eri innamorata. Vai, lo diciamo, dai, Orso Maria Guarrini, lo sappiamo, per cui lo salutiamo anche perché è un attore coi fiocchi quello. E... Com la, come va la, la, la cosa? Bene, va tutto bene. A quanto tempo? Quanto tempo è ora che siete insieme? Un anno. Un anno! E là, Che meraviglia! Un anno. Senti, quindi un, un. Spiegami questo amore nuovo, cioè ti dà tutte le cose che hai già conosciuto nella vita o sono cose nuove? Ma guarda, è, è difficile dire, ogni eh, alla mia età le cose sono diverse, no? E quindi eh, ci vuole tempo. Comunque ci vuole sempre tempo, ma penso che due caratteri forti, due personalità come abbiamo e dato anche la nostra età, fa sì che eh, bisogna avere molta elasticità, bisogna essere tolleranti, bisogna essere attenti. È qualcosa che si costruisce, ciascuno dovrebbe, a prescindere dell'età, non darlo come un fatto scontato, ma un pochino una battaglia tutti i giorni. Ma scusa, una ma... dolce battaglia! Eh, beh, è bella questa cosa. E poi continua, senti che cosa, che cosa dice di te. Eh, perché un po' si è definita come hai detto tu prima no? eh, una bambina con, però con tante paure sentite io penso che l'ideale eh, eh. l'ideale che, che vorrei riuscire ad ottenere non è quello di aspettarsi qualcosa dall'altro ma di essere così pieni da dover soltanto dare io do la sensazione sbagliata di essere una persona molto sicura Mm. Mm. mi dicono che qualche volta sono anche un po' distaccata qualcuno dice un po' fredda invece io sono rimasta una bambina e sono rimasta una bambina piena di paure e questo lo nascondo così bene che non se ne accorge nessuno Beh, è ora che me ne accorgete che <ride> 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 devo dire che è bella invece una moda di come tu non si vede ti ritenderai probabilmente in questo sì, senso. Sì, è una difesa perché non. Lui ti ha detto che cos'è la, la parte di lui che è molto difficile da capire all'inizio e che quindi va, non va giudicata subito ma va studiata. No, forse è una persona molto chiusa, molto segreta, eh, estremamente sensibile. Anche lui ha questo aspetto molto diverso dalla realtà, no? E quindi abbiamo questo pregio difetto, quello di apparire quello che non siamo, ma il gioco è quello di scoprirsi. Avevi mai vista questa intervista? Eh? Non l'avevo mai vista. No, per cui non, la stai vedendo per la prima le volta. Non ne conoscevo l'esistenza. <ride> e non avevi mai sentito di queste parole che lei aveva detto no. di te? Ti ha definito un uomo molto misterioso. Sì, perché lei era molto timida, cosa che vinceva io più di lei. Per cui Avevamo poi questa libertà di, 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 di rivelarsi al momento in cui eravamo sicuri di non essere in qualche modo feriti, perché la timidezza nasce dalla paura, forse, di... e allora questo ci dava la, la, la possibilità di diventare quello che difficilmente si mostrava in pubblico o anche, in, o anche con altre persone, ma non così affidabili eh, e, tra, e sicure. Eh. Fra di noi c'era stabilito questo rapporto di, di, di due bambini che si rivelavano nei loro pregi vi siete, e difetti. Vi siete amati molto, vi siete amati molto, vi siete voluti molto bene. Sì, molto. Molto. Comunque, come dice lei, è diventata buddista a un certo punto. Sì. Continuo a essere parole di, una, di un Monaco Zen: se starai attento, riuscirai a vedermi. Sarò una foglia, sarò un fiore, da una di queste forme. Ti darò un segno. Se sarai abbastanza consapevole lo capirai e sorriderai e io ne sarò felice. Aspetto. Un segno? Aspetti un segno che arrivi, mm. che ti dica che c'è lei ancora. Mm? Mi fai commuovere a me, Orso. Mamma mia. Senti, ti voglio dedicare queste immagini. Sono immagini tue e di Catrina. Cosa fa stasera? Che dans le bleu

Sono commossa anch'io. Senti, se tu uh, avessi potuto dirle qualcosa così l'ultima volta, che cosa le avresti detto? Chissà. Non lo so. È stato bene che non abbia saputo di questo, di questo ultimo periodo, sicuramente. Non pensavi che stesse così male. Ecco. Non pensavi che lei stesse così no, male. No, no, avevo saputo che si era ripresa, l'avevo vista in buone condizioni quando si è presentata da qua e là per, per raccontare queste cose su che lei amava dirle, poi non aveva peli sulla lingua, lei amava le cose come, dire le cose come stavano, non, uh, io so di tante difficoltà anche nel lavoro che aveva avuto per aver respinto avanzo di tanti personaggi che credevano di poter fare quello che oggi è stato in America un po' svelato da degli uomini potenti nei confronti e. delle donne dello spettacolo. Lei aveva subito diverse cose, tipo questa. E me l'ha parlato, so nomi e cognomi, ma... E sono cose tremende che lei ha, ha subito perché lei voleva semplicemente quello che voleva e nient'altro, cose obbligate certamente. Ed, ed, ed era giusto così, ed era giusto così, quello... Che lei decideva la sua libertà assolutamente, adesso che di difendere i diritti delle donne. Il diritto di una donna è quello di essere libera e di poter scegliere il proprio lavoro senza eh, avere delle, qualsiasi genere di molestia sull'ambiente professionale né sull'ambiente privato. E, mh, questo l'aveva ferita. Ti ha raccontato forse del periodo di Arem poi quando non, non, ha più, non ha più avuto il quello le, le è dispiaciuto molto di nel... perderlo ma eh? forse sai in, in televisione succedono sempre queste cose io quando ho fatto Le Serezzane a Guardare che era il programma più importante per me della mia vita perché ho fatto un provino che non mi volevano fare perché ho insistito per farlo l'ho vinto, l'unico di quelli che l'hanno fatto eravamo in centinaia il programma è stato deciso che Avesse me come uno dei tre protagonisti, poi sembrava che non lo si facesse più perché nel frattempo erano cambiati i vertici RAI. Per cui ecco, sei sempre in balia di decisioni che non dipendono da te. Era ferita per uh, che cosa ti ricordi? Per, per alcune e cose che? E lì che, credo che non si è successo qualcosa delle variazioni al vertice cioè che hanno deciso che quel programma a cui lei teneva molto, proprio la sua creatura era quello in cui meglio si identificava e meglio esprimeva le, le sue qualità in quel, in quel ramo è per, come perdere un figlio e Sacia mi è dispiaciuto molto e difatti si offese molto una volta perché io nel frattempo mentre noi già ci frequentavamo vinsi questo provino per fare la pubblicità della birra e lei era contenta che io la facessi perché era un'occasione di lavoro dove anch'io mi sono poi specializzato in certe tecniche di, di lavoro per, per esaltare certi dettagli, eccetera, eccetera, cioè, dettagli. Fra l'altro furono fatte di corsa perché i, i, gli spot precedenti erano stati cancellati in qualche modo perché era morto nel frattempo il mio predecessore e io, Recitando con lei la sera a Treviso giravo con gli acchetti la mattina a, a Varese sì. a quattro ore di macchina con l'autista la sera e quattro ore di macchina con l'autista al pomeriggio per tornare e tutto. E lei sopportava anche questo alla fine, che fa, viaggiavo io naturalmente. Ma la cosa che le diede molto fastidio fu quando mi disse: Ma lo sai che passeranno il tuo spot nella mia trasmissione. <ride> mi, mi dispiace, non l'ho chiesto io. E perché le dava fastidio? Prego. Perché le dava fastidio? Perché era il suo bambino e questa contaminazione con una pubblicità come, non come quella non, 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 non la gradiva, nonostante che la facessi io, che, che, che lavoravo con lei, eccetera. chissà. Eh, Senti, quanto ci teneva alla, alla, cioè, la quella... tua pubblicità nella mia sì, trasmissione <ride> con, conoscendola posso avendola conosciuta posso immaginare anche forse con quale dolcezza te l'aveva sì. detto e, come mai vi siete lasciati ad un certo punto era veramente una storia di un grande amore perché lei successo? era un po così era un po così dico no. Hai sofferto? Quattro matrimoni, mi pare, sono indicativi. Io ne ho fatti uno che non conta quasi e uno che dura da, da tanti anni. Hai, hai sofferto. Non, per questo. Forse io, io. sono più fondista, lei più scattista, eh, era più scattista. Ognuno ha le sue certo, mh, peculiarità personali. Chi lo sa? Sei stato male perché vi siete lasciati, hai, eh, hai così, sofferto. Mh ci vuole un po' di tempo e... Mm. e poi rimane solo il bello delle cose per fortuna non, non... i momenti crudi ho la grande capacità di, di rimuoverli abbastanza però un dalle tue parole ho capito che comunque mm. ne hai sofferto insomma, mm. di questa separazione che l'amore era veramente molto lei ne parlava veramente con incanto sì perché era fra l'altro era Molto... era una di quelle cose che facendo lo stesso lavoro e lavorando anche insieme poi diventano mh, forse troppo perché 24 ore al giorno tutti i giorni eh, era è, è diventato... difficile da, è talmente tanto che diventa troppo e forse uno ha bisogno anche di aria fresca di altre di, altre, eh, di respirare un po' di ossigeno diversi però leggo dai tuoi meravigliosi occhi, hai due occhi che veramente conquistano. Eh, leggo un filo di, di, di malinconia per, per quei momenti. Eh, malinconia perché quando ci si ama, ci si ama così tanto, poi può capitare che ci si lasci, però insomma rimane come dire anche un vuoto, no? un vuoto che a volte si, si fa fatica a riempire, no? Eh, tu hai anche una, cioè, regalato una, una fotografia, un'immagine, che è una bellissima scultura eh, che tu hai realizzato per Katrin. Eccola qua. Quando l'hai fatta? Ah, sì, non è, non è delle mie migliori, ma. È bellissima. Non, non è venuta, cioè, ho, ho delle cose più riuscite, nonostante nonostante la modella fosse il massimo sì. bellissima no però si legge comunque un'attenzione un importante ai dettagli e questo, sì, ma questo è, è importante e fa parte del quando gliel'hai composta questa? l'abbiamo fatta eh, a casa mia a Roma eh, e poi l'avevamo portata nella casa in Campagna poi mi pare che si ruppe anche Segno di qualcosa, non so. Ebbe una. perché era in terracotta, io faccio la creta. Bellissimo. Sono uno di quelli che Bellissimo. preferisce lavorare nell'aggiungere piuttosto che nel togliere. E di per cui sare... adesso questa ce l'aveva lei? Prego? Ce l'aveva lei? Ce l'aveva lei? Io sono le foto. Ah, Dai, okay, m... Ma credo sia andata rotta. Beh, ma sarebbe un peccato, so, veramente. Lo insomma. Lo so. Ehm, la tua vita invece poi com'è proseguita? Ehm, come stai tu? Come va? Come stai? Come, pro, come è proceduta poi la, la tua vita dopo, questa, dopo... questo amore? Eh... Dopo qualche anno, ho conosciuto la mia attuale. Moglie, moglie che è molto più giovane di me, questo è un difetto. E Perché è un difetto? Dopo 7-8 anni insieme già, l'ho già... Che differenza anche di età c'è? Perché è molto più giovane di te? Qua? Che differenza di età c'è? È più di 25 anni, infatti l'ho sposata nel 2011 quando apparve la possibilità che ci fosse una legge antibadanti che faceva sì che se uno o una, o più facilmente uno c'era anche il momento in cui c'erano proprio delle ragazze dell'ESC che facevano una scuola in Svizzera per specializzarsi nell'accablappiare pensionati ricchi a Montecatini adesso... ci fu una sollevazione di mogli però, Vabbè, adesso queste cose per, per evitiamo, que... di, ti per, chiedo una cortesia, Orso, perché sono. Per questa legge. Io, ci io sono dei luoghi comuni che io vorrei sfatare in questa trasmissione. No, no, io la sfaterei sempre... perché fecero la legge per questo. Sì, sì, però, che, per per riguardo... quanto riguarda le donne dell'est di cui hai parlato, sono uh, luoghi comuni che io vorrei francamente um, sfatare sì, sempre, sì. perché sennò altrimenti. si... Sì, sì, ci si lancia sempre in queste cose mh, sulle legione. quali io combatto. Sì. Comunque, vabbè, lasciamo, lasciamo perdere questo, questo discorso. E l'ho sposata nel Ti sei lavandici. sposato? E in maniera sei tale sposato, che... Ma per amore ti sei sposato? Certo, ma ah, ecco, mh, non ho, non ce ho. per confermare una, una intenzione, una serietà. Che non è era richiesta, per cui... La spacco un giorno mi chiede anche perché non l'avessi chiesto a lei di sposarla. Ah sì? Sì, sì. Non, non mi ricordo in quale occasione, ma c'era rimasta un po' male, perché forse tutti lo chiedevano. E io reduce dal naufragio, forse ci ho pensato un momento. Allora... Um... Mi soffermo un po' su questa cosa delle donne in generale. Eh, io sono in questa trasmissione da tanti anni, difendo moltissimo i diritti delle donne, tendo eh, veramente a evitare qualsiasi genere di associazione per cui eh, lo faccio anche, anche oggi. E mh, non mi è piaciuta molto questa affermazione sulle donne dell'est soprattutto non mi è piaciuta anche soprattutto in questo momento particolare che noi stiamo, ehm, stiamo vivendo per cui vorrei eh, possibilmente anche allontanarmi da questa, da questa cosa che, che tu hai detto ma insomma eh, ripeto mh, lo faccio proprio come un inciso della mia professione, del mio sì, sì. mondo che vivo e che eh, lotta tutti i giorni in difesa delle donne. Ora mi sposto da questo discorso, ti voglio chiedere eh, un'ultima cosa, oh, Orso Maria, e ti chiedo eh, il tuo ricordo più bello, più bello di Katrin Spack. Ma, Dunque quando, quando avevamo deciso di fare lo spettacolo, nel frattempo l'estate precedente eh, aveva preso questa casa in campagna dove poi ha fatto le, le sue scuole di, di buddismo eh, che lei continuava a fare e faceva già da prima. E, e provavamo lì la compagnia di questa, di questa estiva che dura sempre pochissimo, un mese al massimo e poi partimmo per la Sicilia dove debuttavamo a Segesta un posto bellissimo con un teatro sulla collina con la vista della, della vallata eccetera e lei per riprendere in qualche modo la... L'abitudine di avere il pubblico davanti, a uh -huh. sentirsi vista, osservata dal pubblico, si fece prestare uh, un costume di scena e, e cominciò. E lo faceva quasi tutte le sere, in momenti più imprevedibili, senza ovviamente ostacolare gli avvenimenti previsti dalla regia, ma faceva questi passaggi in scena per ritrovare una abitudine a una cosa che aveva lasciata da molto, molto, molto tempo. Uh -huh. Una ragazzata delle sue. Uh -huh. Ecco, questo è il ricordo uh, più bello di Orso Maria Guerrini, di Catrin Spacca. Io ti ringrazio di essere stato con noi. e um, Poi daremo chiaramente informazione insieme alla nostra Maria Grazia San Rocco poi, su tutto quello che.